Night Like This, The Cure Legend. Dog Shake, partiamo in questa serata del venerdì sera. Ciao a tutti quanti, il vostro Dark Chess DJ qui da GBG Alternative Rock, la web station dei Cure, come ben sapete, con il programma del venerdì in esclusiva mondiale Night Live This 21.05 13 aprile 2018, e siamo partiti subito alla grande con Shake Dog Shake, che apriva i concerti nel periodo 84, eccetera eccetera eccetera. Bene, 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 bene ragazzi, ben ritrovati. Dopo Shake Dog Shake ci diamo una calmata con Part dall'album Wish. We'll be right back.
La grande musica dei Cure anche in questo venerdì sera, come ben sapete, appuntamento fisso, irrinunciabile per tutti i fan dei Cure e non solo, per gli amanti ovviamente della musica dark e non solo, per gli amanti della New Wave e non solo, insomma per tutti voi ovviamente. Oh, sera, una serata particolare, vi accorgerete verso la fine. Intanto ci ascoltiamo Love Song. We'll be right back.
Love Song, tratto dal Best Festival del 2011 all'isola di Wight. 21 e 12 minuti primi, ben ritrovati, ben ritrovati amici della cura e non solo. Stasera grande musica con qualche lecornia verso la fine. Ci abbiamo molto da parlare di Robert Smith e di Cure durante questa puntata, e lo sapete benissimo, ma poco alla volta. The Walk. Walk, la forza nel camminare, nel ballare questo brano in quella fulgida epoca degli anni 80, 21 e 16 minuti primi, stiamo prendendo forma qui nel Night.
Midcar ci riporta all'epoca di Wild Mood Swing del 1996, quando uscì questo album un po' particolare, definiamolo un po' particolare perché ovviamente non erano i connotati Cure esattamente, ma adesso andiamo indietro in quell'epoca, nel 1980, quando uscì l'album Concert e ne troviamo Primary. Teatro romano in Orange, in quel di Francia, quando la band di Robert Smith suonava Primary e non solo, suonava anche Push, una serata indimenticabile, e lo potete benissimo ritrovare nel DVD o all'epoca o attualmente ovviamente in VHS, come era successo. Ok ragazzi, ben sintonizzati, stiamo vivendo un altro appuntamento con i Cure in the Night Live Dish, Push.
21 e 25 minuti prima il vostro Dark Chest DJ che ha iniziato la programmazione abituale del venerdì dedicata ovviamente a Curing Night Like This. Ragazzi miei, come ben sapete stiamo avendo delle forti emozioni in questi ultimi giorni perché Bob Smith si è raccontato in un'intervista alla BBC 6 di Londra, ovviamente inglese, intervistato, ha rilasciato delle dichiarazioni molto importanti, a parte i due appuntamenti che avrà in giugno e in luglio, ma sappiamo benissimo che fra un mese entrerà in studio e questo vuol dire un nuovo album. Years, un altro brano che abbiamo tratto da quella fantastica serata in Orange in Francia, erano gli anni 80 e che anni veramente fulgidi di piena mania, di Cure mania. Stavamo parlando appunto prima degli appuntamenti e soprattutto del fatto che i Cure si chiudono in studio dopo, ragazzi, l'ultimo album è stato firmato nel 2008, quindi sono passati ben 10 anni. Abbiamo trovato nell'intervista che ha rilasciato la BBC un Robert Smith assolutamente felice, assolutamente tranquillo, assolutamente entusiasta e soprattutto con tanti progetti per la testa e con tante motivazioni. Questo ci fa ovviamente ben sperare anche nella stesura dell'album. Lui già ha scritto dei brani, quindi andando subito in studio per iniziare a registrare queste prime demo. È un'emozione molto forte per tutti quanti noi che seguiamo ovviamente Robert e la band. Insomma, poco alla volta usciranno le notizie e noi ovviamente siamo qui a darvele. Intanto continuiamo con l'ascolto ovviamente della serie. We'll be right back.
Vento in cedere di The Top, che chiudeva l'album nel 1984, un grandissimo brano, forse un po' troppo sottovalutato e anche forse fatto ben poche volte nelle versioni live, beh vabbè, a parte ovviamente la stagione di The Top. Ok ragazzi, 21:33 minuti primi, abbiamo qui con noi collegati, oh, Donatello in questo momento che ci saluta, tutto ok anche per noi, ne siamo felici e siamo felici di averla con noi come sempre, come tutti voi qui a GBJ ovviamente. The Drowning. Faith, 1981, quando uscì questo album a stravolgere un po' la new wave di quel periodo, fulgido quel periodo sicuramente. Abbiamo ascoltato The Drowning Man, ma ne abbiamo subito un altro come brano, The Holly Howard. Intanto in questo momento si è collegata lei, la nostra numero uno, la nostra DJ Cristina, qui con noi in diretta via video, e noi la salutiamo qui da GBJ perché non siamo vicini, noi abbiamo la nostra DJ lontana in quel di Roma, dove lei ha in mano tutta la situazione dal Lazio in giù e tutto in mano a lei ovviamente, quindi GBJ divise in due parti come ben sapete. Ok ragazzi, è il momento di oh.
The Holy Hour, ragazzi, l'album of Fate, la serata, come potete ben vedere, marcatamente d'arcaiola. Ebbene sì, stasera siamo un po' verso l'oscurità. 21:39 minuti primi, entriamo nel mondo di Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. '87, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me ci accompagnava in quel periodo con questi brani. Uno di questi era appunto Like a Cactus, un altro che abbiamo tratto da quel doppio disco era Fight, qui a GBG Night.
Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, un album variopinto con varie anime che si intersecano tra di loro. Fight, lasciamo quel periodo 1987, entriamo di diritto nel 2000 con l'album Blood Flower. Parlando appunto dell'intervista che ha rilasciato alla BBC di Bob Smith, devo anche riconoscere che è stato molto sincero. Insomma, quando lui non ha questo, diciamo, non sente di scrivere musica, non scrive assolutamente. Invece in questo caso ha ritrovato entusiasmo, sta ascoltando anche molta musica, come ha detto, ha riferito, e questo gli ha dato ovviamente il là a scrivere nuovi brani. E quindi stiamo alla finestra in attesa degli eventi, ovviamente. E adesso rituffiamoci nella musica di dei brani che personalmente prediligo come l'intero album Blood Flower. Ho notato che molta gente così è un po', insomma, non è che è stata tanto entusiasta, cosa che invece risentendo, riascoltandolo, beh ragazzi, non si può rinunciare a un album come Blood Flower, che poi ben sapete chiudeva la trilogia famosissima, non per niente il video Berlin, il concerto a Berlino. Mi fa capire cosa voleva dire Blood Flower, cosa voleva dire Pornography, cosa voleva dire ovviamente Fate. Perfetto ragazzi, andiamo avanti nell'album di Sinti. My face in the memory of your
Untitled, l'album della Disintegration, noi lo abbiamo ascoltato nella versione in trait, 22.52, il vostro Darkchess DJ in questa serata su A Night Like This, ovviamente Alternative Rock, GBG, la nostra radio, la nostra dimensione. Sono 55 minuti primi, Dime the Hashtag. Stiamo parlando di un bootleg, di un concerto, di un evento. Era il New York Madison Square Garden, ragazzi, del 1992. Faceva parte ovviamente del tournée mondiale per quanto riguardava l'album Wish, cosa che poi noi abbiamo assistito in Italia, come ben sapete, perlomeno per chi ci ascolta dall'Italia. Bene, 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 rimaniamo qui in quella serata magica al Madison Square Garden con Nero.
It's never enough. Salutiamo Hammer J. Smith qui con noi in diretta via video. I nostri fan, anzi non i nostri, ma i fan dei Cure, ovviamente, perché noi facciamo semplicemente da tramite, assolutamente. GBJ è da tramite con il Cure, ma anche con la musica in generale, come ben sapete. Abbiamo ascoltato Never Enough dalla 1992, dal Madison Square Garden, ed ora entriamo in Europa con un bootleg tratto da Bruxelles, quindi stiamo parlando del Belgio e stiamo parlando di The Kiss. Se facciamo notte come ben sapete, The Kiss è un lungo viaggio, veramente splendido questo brano, come l'introduzione lunghissima di circa 4 minuti di chitarra incredibile, Robert Smith incredibile, Cure incredibile, Kiss Me incredibile, Disintegration incredibile, voi che ci state ascoltando, Prayers. We'll be right back.
Difficile poter spiegare cosa si prova a sentire un brano come Prayers for Rain. È impossibile poter riscrivere l'emozione e soprattutto cosa si può provare ad ascoltare un disco come poteva essere Disintegration, come può essere Disintegration 2206. Benvenuti in questo nostro Venerdì Cure, 13 aprile 2018. Qui a GBJ è il momento di How. How Beautiful You Are, mi accorgo solo ora che stiamo ascoltando molto Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Bene, sono felice, ogni tanto bisogna concentrarsi su taluni album, io direi. Eccoci qua ragazzi della Cura. Voi che ci ascoltate con tanta passione e con tanta fedeltà, io vi dedico un brano in oh.
Without You. Oh, conclusione alla grande per The Win, Between Days, Without You, 22:12 minuti primi. Siamo di corsa, ma perché io non posso essere te? Why? Why can I be you? Mr. Robert Smith iniziava poi a fare tutto il resto, a scimmiottare, insomma, sapete bene cosa fa in questo brano nelle versioni live. Oh, poi bella tirata, veramente come piace a noi, e adesso eccola qua, ho dato Gioiellino qui in sottofondo, arriva direttamente per voi, play for. See you.
Day for Today è un altro di quei brani dove non si può assolutamente stare fermo e soprattutto cantare tutti in coro quel famosissimo bene. Ma non posso mettermi a cantare qui con voi, ovviamente, ragazzi. È lui che può cantare al posto mio, sicuramente gli lascio assolutamente la scena. Noi siamo qui per esaltare una leggenda vivente come Bob Smith e i suoi Cure in A Night Like This. Ricordatevi, un'esclusiva assolutamente mondiale fatta solamente per voi, i fan dei Cure. Nuclear Crash da Wild Goose Way. L'album era Wild Mood Swing, Jupiter Crash, nella versione live, 22-20 minuti primi. Manca davvero poco alla conclusione anche di questa serata Cure. È incredibile come il tempo non è possibile. Comunque, non pensiamo alla conclusione, tiriamo ancora di qualche minuto. Lullaby, oh, questa è una ballata tutta quanta. Thank you.
Era una legislazione un po' offuscata, come potete notare, però fedele alla Albert Hall di Londra. 22-23 minuti primi, ancora qualche brano. Un inedito, oh, finalmente, Truth, Goodness and Beauty, 2004, ovviamente uno scarto dell'album The Cure del 2004. Listen.
veramente grande, grande pezzo, si chiama Believe. 22-29 minuti primi, ma non è solo che ovviamente Bob Smith a sua volta è stato chiamato a destra e a sinistra, lui ha sempre accettato senza nessun problema, anzi molto, con molto entusiasmo, anche perché per lui è importante queste collaborazioni. All of this of this Blink 182, altro brano, altra collaborazione, altro mettersi in discussione per Bob Smith. E non finisce qui, Crystal Castle li ha chiamato, insieme a loro lo fa. Queste sono state delle collaborazioni, ma ce ne sono state tante altre. Crystal Castle, Not in Love, e io chiudo la serata con qualche minuto di ritardo, ma l'ho fatto appositamente per farvi ascoltare
qualche inedito. Questo è veramente un inedito made in Cure, stiamo parlando di Lifetime, The Head on the Door, quindi stiamo parlando dell'epoca che fu, ma questo è un brano che noi lo ritroviamo, lo riscopriamo e ce lo ascoltiamo. Io vi do appuntamento, chiudo qui stasera Netlandis, vi do appuntamento a domenica sera con un altro appuntamento con la musica di GBJ. È tutto per questa sera, io vi ringrazio, siete stati veramente molto 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 calorosi come sempre qui a GBJ. Lifetime è tutto per questa notte. A night like this, the Cure legend.